Allora, eccomi qua. Carichiamo. Carichiamo perché il momento è drammatico. Abbiamo salvato Nanako, ma stiamo aspettando che i dottori dicano qualcosa perché non si sa bene che cosa sta succedendo. Dojima è stremato, anche lui. Ha fatto solo in tempo a ringraziarci perché abbiamo salvato la bambina, ma anche lui comunque è ricoverato dopo l'incidente che ha avuto mentre inseguiva Namatame. Namatame l'abbiamo portato fuori con noi e non è che sappiamo molto anche di lui. Vediamo cosa succede. Buonasera Mantess, come sta? Intanto qua ho il mio tè. Ok, hai fatto tutto il possibile, non puoi far altro che attendere la guarigione di Nanako. Ok, 12 novembre, da qui in poi succedono i fatti quelli veri. Giornatouch? Come mai mantesso Giornatouch? Io oggi ho sonno, un sonno che veramente non si può capire, non si capisce, non si sa perché. Allora, intanto abbiamo tempo da spendere mentre attendiamo notizie. Bevo. Perfetto. Allora, saliamo un secondo, facciamo un po' di quest, un po' di robe, un po' di giri. Terzo piano. Perfetto, so much espresso. What else? Ciao Leonida, buon pomeriggio a te, come stai? Ciao Crono, buon pomeriggio anche a te. Come stai pure tu? Tutti bene? Allora, nuovi non picapo, olè. Scusate per questo rumore molesto, ma ho finito il mio teino nel bricco. Adesso vi leggo, un momento. Non era quello. Vabbè, ricarico. Citiamo. Allora, intanto vi leggo. Oggi ho visto almeno 98 compilation di... Non so che cosa sia quello che ha scritto Leonida. Nusr e T. Bene, crono, bomba, perfetto. Allora, mi sono attaccato con la tipa de poste, con una copia che non ho visto per strada,
con una vecchia che al supermercato tagliava la strada come se esistesse solo lei. Mia mamma ci si mette pure lei. Non so se dimentico qualcosa, ma insomma sono carico oggi. Molto bene, molto bene. Cosa ha combinato la tipa alle poste? Ma proprio con quella dello sportello alle poste. Strano perché le poste sono sempre così cordiali. Non ho parole. Citiamo, strano, vero? Strano. Stranissimo, non capita mai. Sì, non ci interessa. Facciamo così, guarda, salviamo. Così in caso devo ricaricare di nuovo non mi devo sorbire che sono state aggiornate le persona animazioni lì. Risaliamo. Qui era B. Qui era la geometria. Qui era Promezio. Sapevo che era la pizza, lo sapevo che era la pizza. Perfetto. E anche questa abbiamo fatto. Beccate la sfera di cristallo. Brava, sgancia 35.000 yen, ma dimmi tu, brava, bravissima. Ti vogliamo così. Dov'è il preside? Eccolo qua. Voilà, e abbiamo preso anche il trofeone di aver maxato, prendere nota, maxato tutte le nostre statistiche. Adesso possiamo fare la sfida di Aia e vincerla. Ha ha! Giusto per dire, no? Eccolo qua. Guardala qua. Guardalo qua, maxato. Andava di moda su Instagram qualche anno fa. Quello che sarà la carne. Ah, ho capito chi è. Non sapevo come si chiamasse. Boh, però ok. Ho capito chi è. Non mi è piaciuto il tono e mi sono lasciato andare ad un laconico commento. Se sei scazzata di lavorare puoi anche andartene, non credo sia una grossa perdita per questo posto. Credevo di essere stata gentile, non l'ha pensata così. Benissimo. Intanto parlate calcese, preside Barbalunga, esatto, è un po' tipo Mosè. Va bene, dopo quest'altro importante successo andiamo al primo piano. Dalla signorina con gli occhiali, che sarà questa qua. Sarà de. No, questo è Riseo, via. Chi te vuole? È quella là la signorina che mi interessa, questa. Questa
Ok, e anche questo è un grande successo. Ora andiamo in città dalla bambina, della gemella. Gemelle diverse. Andiamo dal nonno qua. Guardi, onorevole, ho trovato questa, non mi faccio cercare altro dal PC, che sennò litigo anche con lui oggi, sono suscettibili gli altri, oh, non capisco. È tutto un offendimento. Incredibile questo mondo. Allora, dov'è? È qua. Eccolo qua. Bravo, ha sganciato 40.000 yen, noi piace. Temperanza, vediamo se mi è rimasto qualcosa. Chi? Kiginshi, amanti, torre, fortuna, sole, eremita, morte, luna, ierofante, imperatrice, carro, diavolo. No. Allora, facciamo di questo. Preferisco l'ironia degli ispanici ai commenti che ho letto sotto. Mamma mia, un cimitero mentale. Io praticamente di commenti e di cose 90 su 100 non ne leggo più perché mi sono rotta. Allora, chi mandiamo a casa? Ok, bisogno temperanza. Non volevo fare questo. Non volevo fondere. Questo avevo già... No, non avevo ancora registrato, guarda un po'. Allora, ero giusta. Temperanza. Duale. Ok. Chi mi costa meno? Tu? Allora vieni tu. Ok. Andiamo a lavorare con i ragazzini. De chi? Aspetta. Prima salviamo. Lavoriamo sempre qui, che cos'è? Eh beh, se no questo milione di yen, come l'abbiamo fatto, scusa? Ah, quindi lei non è venuta a prenderlo? Mm.
Eccola qua. Sono un disastro, questi due qua sono un disastro. Bene, va come renchiamo. Non se la prende anche lei, signorina, ma mi interessa solo una cosa ormai. Cioè? Che cosa le interessa? Mi dichi. Non pianga, mi dichi. Cosa le interessa? Già, ma te... Nanako? Ma adesso Nanako stiamo aspettando perché dall'ospedale non ci hanno dato ancora notizie. Al momento non possiamo nemmeno andarla a trovare. Non possiamo andarla a trovare. Quindi la situazione è questa. Dobbiamo solo aspettare. Mentre aspettiamo facciamo cose. Purtroppo la situazione è delicata. I dottori non hanno proferito parola alcuna. Dopotutto Nanako è stata Nanako che... Essendo una bambina piccola, ricordiamo che Nanako ha sui 6 anni circa, poco di più forse, ma secondo me 6 anni, non avendo un inconscio completamente formato, no? Non è come loro che sono già adolescenti o anche gli adulti che sono finti dentro. Diciamo che per Nanako stare dentro lì non è che è stata proprio una passeggiata, quindi per questo probabilmente che in questo momento non se la sta passando benissimo. Ci parlo io ai medici. Oggi è molto tatto a quanto pare. Esatto. Entra dentro con la lupara e li fa parlare sicuramente. Oh, 10.000 yen intanto, Prendi e porta a casa. Poi siamo intanto soli, una tristezza infinita, non c'è Doji, ma non c'è Nana, non c'è nessuno a dirci Ocarina sai, nessuno, una tristezza proprio. Allora andiamo a Laura. Andiamo dal ragazzino adesso. Adesso le manca, ma certo che mi manca la mia sorellina, scusi, Non è che perché le ho rubato non è che perché c'è stata una sparizione incomprensibile di un budino, adesso ce la dobbiamo prendere per sempre, Sì, 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 ma sono belle anche quelle tristi, Crono, di musiche. No, quasi tutte mi piacciono, di Persona 4. Allora, 6 anni mi investivano ogni giorno... E dopo 10 minuti ero di nuovo a spacciare. No, ho sbagliato generazione, pardon. Quelli sono i boomer degli anni 60, ecco. Quando lo dicevo io mi dicevo, Antes, basta questa Nanako, non rompa e segua. Sorellina, certo che sorellina. Prima ci frega i butini e poi no, non ci ho fregato nessun butino. Quella sparizione è stata assolutamente misteriosa, misteriosa, nessuno sa, nessuno ha visto, chi lo sa. Sono cose che succedono. Uno mette la roba in frigo, anche con il suo nome. Non si sa quello che succede. Certo, sì. Il frigo è come un buco nero. Sai quello che ci metti dentro, non sai se lo ritrovi il giorno dopo. Chi lo sa? Ma adesso non dimentica anche con il suo nome. Non lo so se è col suo nome. Io non li so leggere i kanji. Poteva essere scritto qualsiasi cosa, io che ne so.
Caro il mio Shu, è raro, 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 raro che uno nasca genio. Il resto è tutto duro lavoro. Sensei! ありがとうございました。Rango 7. Micron ha rubato ad un essere innocentissimo, non lo dimenticherò mai, no. Non è andata così. Ha una memoria migliore di un elefante, perché gli elefanti hanno una buona memoria. Anche lui vuole essere un genio, gli dica di cominciare a soggiornare in una lampada. Ho freddo e si sta facendo buio. Aiuto! Neanche l'ombra mi ha creato, è purissima. Invece la signorina, budini fregati, non ho parole. Gli elefanti hanno una buona memoria, non ricordo. Ok. 10.000 yen ancora, tac, prendi e porta a casa. O no, o sì. Tutto fa brodo, tutto fa brodo. Allora, per prima cosa guardiamo la televendita. Perché metti che... Allora, ma io prenderei le scarpe Nice. Chissà se sono più forti di quelli che, di quelle che ha Cie al momento. Che bravo ragazzo che sono, ci compro pure le scarpe alla mia fidanzatina. Originalissime scarpe Nice. 10.000 yen a lezione, onorevole. Lezioni di 5 minuti, tra l'altro. Ho sbagliato tutto nella vita. Adesso la qualità si paga, eh? Dopotutto, scusi. Mi scusi. Ma uno con queste statistiche qua, lo vogliamo o non lo vogliamo pagare bene? Guardi qua. È eroico, è irremovibile, è un santo, è coinvolgente e sapiente. Più di così, me ne dovrebbe dare 20.000. E sono buona che ho solamente raddoppiato. Comprensione santo? Sì. Ah, non prende anche le Fuma? E le Adidas non le piacciono? No, prendo solo le Nice. Comunque la faccia di fare girare 2 o 3 video sottopagato, ma Leonida sempre niente, sempre malvagio con il povero... con il povero protagonista. Manca attitudine ladro. Non so di cosa parla veramente. Ladro, ma chi è? Si mangia? Allora, imperatore, è ora di kanji. Allora, torre, amanti, fortuna, sole, remita, morte, luna, irofante, imperatrice. Non ho l'imperatore, mi sa. Ok, andiamo a prendere l'imperatore. Sì. Narukami Yu è il nome, non è che è il vero nome, è il nome che gli hanno dato per convenzione in, nell'animation, nell'anime di Persona 4, perché in realtà in teoria non hanno nome. Allora, dobbiamo prendere il Persona, vai in città. Adesso mi faccio il caschetto come protagonista. È invidia la tua, perché vorresti anche tu l'harem delle signorine. Per me è Lupin IV, non ho parole. Nel manga ha un altro nome, che come si chiama nel manga? No, non l'ho mai neanche visto il manga. La contessa ha messo questo dettaglio dal principio, pensa te. Ci sta mettendo inizio gioco, metti. Turlupine raggira. Non so di cosa parli. Non ho raggirato nessuno. Qua è tutto trasparente.
Salviamo. Imperatore. Imperatore. Eccolo qua. Allora, chi mi costa poco? Chi è in salda? Oberon. Eh sì. Caro Oberon, vieni. Vieni a me. E andiamo da Cangino. Non mi ricordo, ma lo cerco, va bene. Qua l'unica cosa che dovrebbe essere trasparente è le mutandine di Reset. Magari lo è. Che ne sai? Sono basito come saltabae dopo il cappuccino io. Eh? Ma come parla Leonida? Perché? Non lo comprendo. 90 su 100. Ma cosa? Ma perché? Meno male che Crono ci ha svelato la verità. Soji Seta. Ok, Soji. Vabbè. Meglio Narukami Yu mi piace di più. No. Allora, Cangino. Andiamo a mangiare, Kanji. Stupiscimi. やめろ! Sankis. Kanji. La mamma di Kanji è una grande comunque. Che lei non passa 8 ore sui reel di Instagram con te, no, mi fanno vomitare praticamente. Non me ne frega proprio niente. Ogni tanto mi capita sotto l'occhio qualcosa, ma non. Sono tutto il mondo della Gen Z.
se volete scalare i cittadini mi devo adeguare. Io so tutto di Mazinga Z, onorevole, vale lo stesso. Ai pulotti non ha parole, sì che non hanno capito niente come al solito. Lei è un puro di cuore, onorevole. Kanji è vestito come qualunque frontman degli anni 80, qualcuno doveva dire, tipo Village People. Gli mancano solo dei baffoni della Madonna e le cattive intenzioni. Poro Kanji. Poro Kanji. È un teppista giapponese, onorevole. Sa di quelli che spaventano, sono temibili. Fanno la mia attenzione solo se mi presentano le sorelle, onorevole. Mio figlio è gentile, come ti permetti, brutta stronza, esatto. Fanno più paura le sorelle dei teppisti, onorevole, eccala. Rigenerazione Terra è? Sì, la mettiamo al posto della 1. O no? Kanji rango 8 al 10, addio Kanji. No, Leonida, non ho mai provato, allora devo provare. No. No, non devo nessun warning fitte. Era un modo come un altro per dire che le donne, ecco, ho perso la memoria, onorevole, non so più dove volevo arrivare a parare, ecco. Dopo il 10 non vale più la pena di uscirci, esatto, non succede più nulla. Sprechi le giornate, esatto, sì. Vero è, confermo a verità. Konnichiwa. La signorina mi ha imparato che si arriva al livello 10 e poi si lasciano. Pure se ti fidanzi. Però mi fido più di lei, tu. Quindi grazie, Crono. Ah, prego, Mantesso, prego. No, no, si fidi. Si fidi più di Crono, bravo. Me ne ricorderò. Allora, abbiamo bisogno della fortù. Non ho guardato se ce l'avevo. Forse ce l'avevo. Oh beh, vediamo adesso. Ce l'avevo. E vabbè, torniamo di là. Non ho mai visto Crona aprire un frigo, prendere dei budini, leggere sopra il nome Nanako e mangiarseli. Non ho memoria di questi fatti, mi dispiace. Non è che se li ha sognati Mantesso? Sono sicura, che sia successo. Cosa? Hai. Thank you.
Carina Naoto. Ho visto con quest'occhio qua. Non so, non lo so. Il 7-3 non le vuole. Se c'era Leone andava in estasi. Cosa mi ha ricordato? Non ho capito. Sto ridendo da solo, lo sappiamo. Ma perché parlano di cose che non so? Sentite, fate quello che volete voi qua. Andate al fiume, tagliate gli alberi, minacciate i pulotti. Io vado a trovare Nanako. Ma adesso stia buono, tanto non ce la fanno vedere, Nanako. Le dico, non ce la fanno vedere. Ce la nascondono. Già. Mata. Ma adesso da c'è cosa nasconde? Chi lo sa? Ecco. Ognuno di noi ha i segreti, certo, certo. Certo. I segreti. Adesso ci sono i segreti. No parole, salviamo. Ho bisogno del culo leonidese qua, attenzione, che detto così sembra molto... Però intendo della fortuna leonidese. Allora, dobbiamo andare al santuario, indovina un po', indovina un po', indovina un po'. Grande fortuna. Ma io veramente. Aspetta che sposto un attimo la pelliccia, sennò non funziona. Ma va che roba. Basta solo nominarlo. Basta solo nominarlo. Tac, boom, grande fortuna. Io sono veramente scioccata. È una cosa che non ha il minimo senso. Veramente ai limiti dell'imbarazzo. Tutto questo. Una potenza culare incredibile. Questa cosa del santuario ti serve per alzare un pochino il legame. Alzare un pochino il legame con la persona senza doverci uscire. Hai visto che adesso io ho estratto l'Omikuji e mi ha dato grande fortuna e dopo mi ha specificato che il mio legame era pronto ad evolvere. Serve a questo, a facilitarti nel portare avanti i legami.
ovviamente l'esito è casuale, ti può succedere grande fortuna, media fortuna o poca fortuna. Però diciamo che aiuta. Esatto. Cronodavoce i nostri pensieri. Va bene, sono bellissimo, altissimo, giovanissimo, gentilissimo e soprattutto umile. Ho detto tutto, non ho più segreti. Ecco. I nostri pensieri che ormai non esprimiamo perché siamo in piena sindrome di Stoccolma, vero onorevole? Ma ad alcune domande posso rispondere. Ad altre no. Scusassero mi io vi evito gli spoiler. Vedi come sono magnanima, come sono gentile e vengo accusata del contrario. Non ho parole. Allora andiamo a parlare con l'altra gemella. Diamo per scontato che nulla sia lasciato al caso. Nulla è lasciato al caso, infatti. Di questo puoi avere certezza assoluta. Io non parlo proprio più, onorevole, dico sempre così, facci ricasco. Ma adesso basta, è tutto finito. Sì, sì. Sì, sì. Ecco la gemella grande. Andiamo a fare quest'altra roba. La gemella più grande, se vuole ripetizioni, può venire da me la sera quando nessuno vede. Leonida, gemella più grande può anche essere più grande solo di un'ora, tipo è nata prima una e poi l'altra, quindi sono comunque delle bambine di 6 anni, credo. Credo, eh. È anche un buon cuoco. Me la cavo, ma non è che sappia fare tutto tutto. Tipo i dolci. Lì sono una frana. Ma schiavizzami lì perché sono buono. Eccola. Mi sono lasciato ingannare dai miei occhi. Urca, direi proprio di sì. E nanna ne rotola. Guarda Crono come si informa. La pizza me la sa fare. La pizza è importante, eh. Se sa fare la pizza guadagna molti punti. Ah, però. Sa fare la pizza. Attenzione. Pensavo fosse il FOV. La pizza con l'ananas fa benissimo. Ci ha sorelzonati la sorella. Proprio non gliene frega niente. Sono scioccata. Queste due ci fanno andare avanti, Andrea, io ormai vivo la vita a un FPS alla volta, mamma mia. Assolutamente Crone per triggerare l'onorevole, la signorina so che apprezza, ma non io apprezzo quella con la mela. Quella con la mela al gorgonzola è spettacolare. Quella con l'ananas non mi ricordo neanche se l'ho assaggiata veramente. Nel dubbio io mangerei, alla fine l'ananas mi piace. Ma alla banchina un prestito ce lo fanno, piccolo dico. Sì sì, un prestitino piccolino alla banchina. Pere gorgonzola? Non l'ho mai vista pere gorgonzola. No, non l'ho mai provata. Devo cercare un posto che la fa allora. Se è buona con le mele sarà buona anche con le pere. Nel dubbio salviamo. Dov'è la bambina? Dov'è la bambina? Ah, mi stavo allarmando perché non la vedevo arrivare. Guarda qua, avanti, Andrio. Sì, la pizza con le mele, Leonida, è buonissima. Mele e gorgonzola. È bianca, eh? È una pizza bianca, non ha il pomodoro. No, 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 no.
Approvi la faccia dell'onorevole. Ma no, no, Leonida, veramente è buona. E non è dolce. Sta attento, non è dolce. Oh no, è buona. Ma sperimentate, non fate gli italiani quelli lì chiusi nel cubo. Stirisutenga, ecco andate. Se sì, è bianca, non ha il pomodoro. Basta però, ci avete scassato, vai di qua, vai di là. Tanto non avete niente da dirvi. Beh, Crono, prova, secondo me è buona. Ancora una bella copiata. Poi vabbè, il gorgonzola comunque bello lì sciolto sulla pizza, buono. Ecco, io il gorgonzola è uno di quei formaggi che a crudo non riesco a mangiare, non mi va, però buttato lì sulla pizza sciolto, comunque nelle paste, lo mangio e lo trovo anche buono. Ah, ha capito qualcosa, bene. Ok, appeso non ce l'ho, vero? No. Andiamo a casa Ondina. Bravo Crono, la provi, vieni con noi, la mangiamo davanti all'onorevole. Ma no Leonida, devi provare, ti devi fidare. No, non fare così, ti devi fidare, sperimenta. Allora, abbiamo detto appeso. Che fa onorevole, non si fida? Signorina ha visto, non si fida. No, non si fida veramente. Mi fido più di Fabiana la brasiliana, onorevole. Ha sentito, Mantesso? Si fida di Fabiana che non la conosce. Cioè, io boh, non ho parole. Poi dice che è suo amico, vede? Dice che la stima, dice che l'ascolta, a me non sembra. Io non ho parole. Sono semplicemente sioccata. Questa mancanza di fiducia ingiustificata, oltretutto. Non ho parole, veramente. Non ho parole, onorevole, sono scioccato. Io sono basito, onorevole. Ha visto, signorina, basta, quittiamo. Veramente... Una volta ci potevi parlare, adesso niente. Non vuole assaggiare neanche la pizza. Non ho parole. Che lui metterebbe la nocciolata sulla pizza, però noi non possiamo mettere il gorgonzola con la mela e neanche con la pera. Non ho parole.
どうも。やめてください。おっしゃ。すみません。Oh, voilà. Rango 8. Non si fida, ha detto, mi si è chiuso lo stomaco, signorina. Per me è onorevole, certo. Adesso mi sgranchisco, soprattutto per le mele. Ma le mele, le pere, va tutto bene. Adesso mi sgranchisco, ho perso anche il sonno. Con le pere ho detto, onorevole, si fidi di me. Hashtag lo diceva anche tua sorella. Con le pere guardi solo perché lei. Ah, quindi con le pere sì e con le mele no? Me ne ricorderò. Buona bistecca voglio anch'io. Io vorrei la pizza. Aspettate che intanto mi sgranchisco. Ma scusate, questo punto di domanda alla espagnol? All'inizio della frase? È alla espagnol? O mi confondo di lingua? Vabbè, intanto mi alzo. Colgo l'occasione anche per prendere la mia acqua. Che è qua. Che ho da finire. Aiaiaia. Oh, Dio, ho sentito delle ossa che non sapevo di avere. Ok, mi posso risedere. Le pere sono sempre meglio? No, no, anche la mela è buona. La mangio sempre bella cotta, non la condisco molto. Ha visto, signorina, fa le preferenze, non ha parole. Alla spagnola non si mette all'incontrario, forse si mette all'incontrario. Non lo so, ci vuole melissa qua. Non mi dispiace col formaggio fuso sopra. Però se poi una cosa sudamericana ve la vedete voi, io non so niente. Insalata magari e spinaci, ma non mangio nessuna di quelle due cose lì. Oh, mamma mia, perché mi rimetto la coperta che ho freddo? Ho freddis. Ho freddo, mal di schiena, c'ho tutto io. Allora. Clicca di lì. Che giorno si è fatto? 15-11. Ok. Torre. Salviamo. Oppure riso in bianco. Io in genere salsina al Carolina Reaper e via col Dracarisk. Cosa sono queste cose? Non capisco.
Non mi fonda il formaggio, Crono. Per l'onorevole è una coltellata peggio dell'ananas, le mele e le pere, ecco. Ognuno il suo onorevole, più dell'ananas non può esserci di peggio. Vabbè. Ecco, Crono, tipo, mio padre della sottiletta dice che è fatta con il manico d'ombrello. Non la considera nemmeno un formaggio, praticamente. Allora, bistecca con la salsina a base del peperoncino più piccante al mondo. E poi il giorno dopo... O smog che vestiva dal di dietro, ok. Sono modesto. Onorevole, le quantità ci deve dire. Quantità un tot. Ci accompagno anche la salsa burger, l'adoro. Non l'ho mai mangiata. Sensei, arigato. Quantità, l'intera boccetta ovviamente, onorevole, le faccio una confidenza. Ogni venerdì ero solito consumare del pollo arrosto, un intero minimo, con almeno due bottiglie intere di tabasco, mamma mia. Lo smontino dell'onorevole, 8 bistecche con un barile di salsina d'accompagnamento. Io ti giuro, l'ultima volta che ho mangiato il pollo arrosto mi ha dato fastidio anche finire il pezzo di petto. Non l'ho neanche finito tutto quello che mi aspettava. Il pollo vivo, onorevole. E come no? Va bene, non ti preoccupare, Crono. Buona serata, allora. Alla prossima. Mi ha dato fastidio il pollo che mentre lo mangiavo metteva suoni di dolore. A volte c'era qualche prima rimasta, veniva debitamente consumata insieme al resto. Mamma mia. Ho paura. Immaginate essere un pollo mangiato da Leonida. Aiuto. Imperatore.
Senpai. Guardate questa inquadratura ravvicinata di Kanji. Dica che lo usava come stuzzicadente, la prego. Una signorina si immagina di essere gli altri sette che guardano l'onorevole che mangia il primo e poi sceglie a caso uno degli altri sette. Pensate, aveva addirittura comprato une oleoresina, oleoresina di peperoncino, cioè sulla scala Squill che misura la piccantezza era 8 milioni, il peperoncino più piccante al mondo al massimo arriva a 2 milioni e 4. Altro che sputare fuoco da tutti gli orifizi. この前親父の墓参り行ってきたんすよ。初めててめえの意思で行ったっつうか、まあいろいろ報告もあったんで。 どうって、まあその、なんつうか、初めてちゃんと親父と向き合えたなって気はするっす。ちょっと遅すぎたけど、親父死ぬ間際に俺に言ったんすよ。おと、親父にまでめめしいやつって言われた気がしてずっと悔しかったっす。だから 格好変えて自分から人寄せつけねえようにして、俗を乗したりしてお袋守った気になったり、犯人捕まえようとしたり、そんなんで俺強くなったような気になってたんだ。今まで人に迷惑かけまくったから、これからは恩返しできるみてえな自分の強さに酔ってたんす。 多分違ったんすよ。強いってことをまだよくわかんねえけど、てめえをごまかさねえでいようって、周りの目にビビって趣味隠したり距離を置くとかじゃなくて、どんな時でも俺のままの俺を貫いていこうって思ったんすよ。それがテレビの中のもう一人の俺への答えだ。あの坊主みてえに 受け入れてくれるやつが少しでもいいんなら、もうビビんですよ。そうっすね。できりゃもっと分かってくれるやつ欲しいっす。Rango 9, Rango 9. Penultimo. Allora, un estratto di capsaicina, il principio attivo, insomma. Kanji che vuole, perché ci guarda così? È la sua faccia, poverino. Onorevole, guardi. Sarà solo un gioco, ma serve. C'è un bidone della spazzatura e lo usano. Incredibile. Meno uno all'abbandono. Guarda, non siamo a Napoli sicuro. Non vedo la gente agonizzante a terra dopo che qualcuno ha messo l'ananas sulla pizza. Trova più persone come lui perché io al rango 10, addios. In effetti. Ma continueremo a amarti, Kanji, dal profondo del nostro cuore. Soda, uchi no mise de oku koto ni shitan sio. Ore ga tsukutta amigurumi. Ano bozu no kaachan toka mo sugei kiniitte kureta mitai de. Wazawaza denwa kakete kite. ありがとうって。いや、あ、俺材料買って帰るんで、ここで。Sono arrivate le scarpe Noise.
pizza con le patatine, che mi dice onorevole. Allora, Leonida, stai molto attento a cosa rispondi su questa pizza, perché... Ecco, a me piace la pizza con le patatine. Ok? Stiamo molto calmi. Qualche infedele, qualche eretico dice che è la pizza dei bambini, ma stiamo molto calmi, perché non è da sottovalutare. Non me lo deve minacciare così, signorina. No, lo minaccio. Deve stare molto attento. Deve stare molto attento. Sì, può dire la sua, però deve stare molto attento. Tanto ormai ci odia, signorina. Dirò che spesso l'ho vista consumare di nascosto da alcuni compagni degli elementari. Perché il bambino napoletano non può mangiare la pizza che non è la margherita, no? Perché se la mamma lo becca, lo corca di mazzate. Devono mangiarla di nascosto perché non è una vera pizza. È questo che stai cercando di far trasparire? O stai per caso dicendo che è una pizza da bambini? Perché altrimenti è diversa la cosa. Signorina, è verità, però siamo onesti, che la mangino anche i bambini è una verità, però che sia da bambini non è vero. Margherita o marinara, onorevole? Sono elitista riguardo Margherita o marinara. Una tristezza, veramente. A me che piacciono le schifezze anche un'altra cosa. Ma sì, ci sta ogni tanto mangiarsi la pizza piena di schifezze. Dai. Io sono curiosa di provare le pizze un po' strane, un po' particolari. Per la margherita c'è sempre tempo. Sono precisa a Baco su qualunque Dark Souls. Benissimo, le vuole top, prezzo anch'io. Allora le ordino una 2 stagioni e mezza. Ecco, non mi piace quei Wurstel. Patatine e Wurstel non mi fa impazzire, solo patatine sì. Le vere pizze ufficiali sono quelle dell'onorevole e Margherita e Marinara. Ci metteremo sopra anche le altre lasagne, un discorso. Sì, no, ma. Sì, patatine e basta per me. Con il Wurstel non mi piace tanto. E come farsi i spaghetti con riso in bianco? Voglio così. Forse non li voglio. Adesso è il periodo in cui mangio una pizza che ha tipo la pancetta e il gorgonzola. Pomodoro, mozzarella, pancetta e gorgonzola. Adesso è quella che mi stuzzica al momento.
Onorevole, solo il cornicione con le pareti in mezzo può andare. Sai cosa devo assaggiare invece? La pizza col cornicione ripieno. Quella lì non l'ho mai assaggiata. Col cornicione ripieno. La voglio, la devo provare. Sosca. Eh no, Mantesso, la devo provare. Devo dire che, vabbè, poi a me la pizza piace alta, bassa, al trancio, in teglia, in tutti i modi. Ho mangiato di recente, ho assaggiato anche per la prima volta la pinza e devo dire che mi è piaciuta anche la pinza. Mi è piaciuta parecchio la pinza romana, mi è piaciuta. Ci piace tutto cosa, mi piace... sì. La pinza è buona, sì, è buonissima, non credevo. Pensavo fosse la pizza del discount, praticamente, invece è buona. È molto buona. L'ho presa stamattina al supermercato, c'è solo la pasta. Ah, quindi ha preso la pasta e poi la condisce lei. Ho capito. Adesso devo fare finta che mi è caduta nel carrello, ma quello è un altro discorso. Sì, si è lanciata nel carrello, si sa che la... che fa così, fanno così le robe, cadono nel carrello. Si buttano proprio. Succede, sono cose che capitano. L'ho visto capitare. Assolutamente, è capitato anche a me. Se qualche volta viene a Napoli con te, si troverà pizze di tutti i tipi. Si stanno sbizzarrendo malissimi i pizzaioli da 10 anni a questa parte. Davvero? Non sono più così puristi? Ecco, pure quella fritta. Allora, quella fritta l'ho assaggiata ad un festival. Però era tipo... cioè, da come l'ho mangiata lì sembrava un panzerotto praticamente. E non so se era veramente napoletana. Però la devo provare pure quella vera. Vera la devo provare assolutamente. Sumasen. Kyū ni ikitai toka itte. Koko ga tsugō ii ka to omottan de. Io prendo 18 pizze a portafoglio, onorevole, li lascio lì sul bancone. Non sono mai stati puristi con te, però l'ananas su base rossa è una bestemmia. Onorevole, così mi commuove. Sono mai ni. Ore. Mou hitotsu wakatta koto ga aru nsu yo. Konaida, Rise ga uchi no mae tori kakatte. 俺の作った編みぐるみを可愛いって言ったんで、俺が作ったって打ち明けたんすよ。したら、え、キモいってよ。まあ、若干傷ついたんすけど、負けじと他のも次々見せてたら。 Vedi che cretina che è? È proprio deficiente. Ha detto che era inquietante, ma perché deve essere inquietante che lui fa delle cose carine? Ma io veramente a sberle la prenderei. Shimainia, anta jitsuwa sugoi hito nan janai no tte. Sore wa sore de iigusa mukatsuita nsu kedo. Sore wa maa ii toshite. 俺、分かったんすよ。こういうことだったんじゃねえかなって。今までは諦めてたんすよね。周りの目が怖くて遠ざけて分かってくれねえのは仕方ねえってな感じに。で、それを傷ついても俺らしく貫こうって決めました。けどそれで 分かってくれた人だけと付き合って他は遠ざけたまんまにするんじゃなくて分かってもらおうって努力するってことを
俺全然してなかったと思ったんすよ。趣味のことだけじゃなくて警察に疑われた時も俺分かってもらう気なんてさらさらなくて、疑うならそれでいいみてえな。けどそれで先輩やあの坊主やお袋にまでとばっちりが言ったんす。俺が分かってもらおうって努力しなかったから、傲慢かますのは簡単す。だから俺らしく&俺を分かってもらおうと思うんすよ。これ先輩に受け取ってほしいっす。これが俺の俺らしくっす。今ははっきり言えるぜ、あのもう一人の俺は俺だって。Oh, Takemi Kazushi si è trasfigurato in Rokuten Mou. Kore, maji ka yo. Ero in gita alle medie onorevole, ritorno mia mamma mi fa, con tutti i soldi che ti abbiamo dato, 50.000 lire. Neanche un ricordino ci hai preso. Mi hai detto tu che dovevo mangiare. Cangino di noi dopo tutto. Un po' frontman, però su quello non ci piove. No, no, assolutamente. Top Kanji. Ha sentito che pronuncia onorevole? Sì, sì. Mi ha per un attimo temuto di essere stato rapito dalla Yakuza. Socca. Kore de ore mo skoshi wa tsuyoku nareta no kana? Senpai wa ore no onjin de saikou no dachiko ssu yo. Araki, diese! Io ho chiuso gli occhi e mi sono rivisto lì. Felice schiavizzato, troppi ricordi. Omar Vamo Shin Purtu, dico una dossa cavero, onorevole. Evita vento. Facciamo così. で次に俺を分かってもらおうのために今日はここでぬいぐる鍋つかみ作成教室を開催するぜ。安心してくれ、絶対うまく作れるから。ですっげえかわいいから俺を信じろ。Ok. Allora, ad Osaka sì, onorevole, letteralmente. Onorevole, se va ad Osaka, dica così, Nino D'Angelo vedrà, poi mi dice, inchini, tappeti rossi e cibo a volontà, però deve cantare. Lo farò, riporterò il tutto e le farò sapere. Allora, torre.
ません、セイ。Cosa succede? Cosa ha combinato? Gommennasai. Katte! Cosa ha combinato, Shu? Intanto qua svuotano bottiglie. Nel vetro. Va bene. Andiamo a fare la prova di Aia. Ok, Rinasai, non c'era. Bravo, onorevole. Punti su Merola. Se sono un po' più là con gli anni. Mi sembra giusto. Senti, Shu, te lo dico come se fossi uno zio. Vieni con me, ti faccio studiare le meretrici. Basta, mi ribello, voglio andare a trovare Nanako. Mi imbuco vestito da infermiere o da donna delle pulizie. Onorevole, non sono mai stato così d'accordo, gli insegniamo la via. Ma. Il riso ancora non si vede. Inizio a sospettare che la tua ciotola sia un portale per il manzoverso. La quantità di carne presente in questa ciotola è sbalorditiva. Per finirla tutta è necessaria la comprensione dei propri limiti e la conoscenza di tecniche di rilassamento, il coraggio per sfidare l'oceano di carne e la diligenza per non cedere davanti a una sfida tanto disumana. Tutti questi tratti sono indispensabili per superare la sfida mega Gyudon speciale dei giorni piovosi. Tuttavia, sei convinto di potercela fare. Hai finito il pasto. Oggi divento leggenda. Hai fatto del tuo meglio per superare la sfida mega Gyudon speciale dei giorni piovosi e ne sei uscito molto cresciuto. Voilà, trofeone. Tu mi provochi, io ti distruggo. Era una frase di Alberto Sordi in un film, vero? Non mi ricordo come si chiama il film. Era sui maccheroni, no? C'è un trofeo, esatto. La sacra via verso le caverne del tesoro. Ma anche la pazzia, il corso, il vicolo. La piazza, non la pazzia. Vabbè, ok. Adesso che abbiamo 2 milioni di yen, la signorina vuole risparmiare i 3.000 del pasto. Assolutamente. Secondo lei più ha più risparmia. L'americano a Roma, ecco, la pazzia. Chiedo scudo. Ho errato. Si legge un libro? Piove? Piove, si legge, no? Intanto è il 19, eh?
Andiamo a vedere cosa ha combinato Shu. Certo, certo, ma non tempi a dire, ho letto il libro, la cerimonia del te la faccio io, così ti usano come patacchio per il gong. Già il fatto che la stessa parola per definire quell'atto immondo è anche la causa per cui una fanciulla di 16 è illegale in questo paese, io non ho parole, sono scioccato. Dopo aver mangiato a casa, torni a casa fischione. Mamma, chissà quanto è grande quella roba lì. Ho visto che esiste tipo la sfida del Mega Gyoza. Non mi ricordo il ristorante, però io seguo un canale, non so se conosce lei Mantesso, un canale che si chiama Abroad in Japan, ed è un ragazzo che vive là da ormai un po' di anni, che aveva iniziato facendo l'insegnante e parallelamente faceva video su YouTube e fa questi video dove parla di Giappone, no? Di un sacco di cose, fa vedere posti. E in uno dei video fa vedere che va con un suo amico a fare questa sfida, diciamo, dove fanno un mega gyoza gigantesco e lo devi mangiare. È fuori di testa la dimensione. Sì, Mantesso, su YouTube, Abroad in Japan, e è un gioco di parole tra il suo cognome e la parola abroad, perché lui si chiama Broad, Chris Broad mi pare, e quindi è un gioco di parole. E glielo consiglio perché fa un sacco di cose carine, fa vedere cibo, fa vedere posti, fa vedere sfide, così, no? E tra l'altro in uno di quei video lì si vede anche una ragazza giapponese che fa queste sfide, che probabilmente fa proprio questa cosa qua di lavoro, e mangia una quantità, un ciotolone di roba che non finisce più, e lei è tutta piccolina e mangia proprio a sfondamento. Vi cambierà la vita? No, ecco, quello non... No. Aspetti che ce lo linko, Mantesso. Ce lo linko. Allora. Qua. Della... De chi, voilà, eccolo qua, questo qua che ho linkato. E lui era un insegnante, faceva l'insegnante, come classico degli stranieri che vanno lì, faceva l'insegnante di inglese, essendo lui inglese appunto, e mi piace molto il suo canale. Mi piace molto, ho visto praticamente, mi sono fatta, c'è stato un periodo in cui ho guardato tutti i suoi vecchi video, sono partita proprio dall'inizio, e adesso mano a mano che li pubblica li guardo sempre, perché mi piace molto. Mi piace perché fa vedere appunto un sacco di posti, anche di cose interessanti. Tra l'altro con uno dei suoi, delle persone che conosce lì, è tipo un agente immobiliare di proprietà di lusso. A volte lui invita e gli fa vedere queste proprietà di lusso che lui mette in vendita. Ci sono delle case veramente incredibili. Incredibili. Il completismo, l'espertismo, la lore, ecco. Se non soffro troppo di malinconia, guarderò e le farò sapere, ecco. Intere playlist divorate come si divorano i trofei su Genshin. Esatto. No, c'è stato un periodo. Quando io vado in fissa, che scopro qualcuno di interessante su YouTube, vado in fissa e mi guardo tutti i vecchi video. Tutti o quasi. In alcuni casi, tutti. In altri casi, tipo adesso da quando gioco a Genshin, non ho guardato. Tipo, seguo Giulio e Zergantis, che mi piacciono molto come YouTuber. E non ho guardato tutti i loro vecchi video, ho guardato molti dei loro vecchi video su Genshin, comunque tutto quello che mi interessava, di personaggi che mi interessavano, di cose che mi interessavano, l'ho guardati, me li vado a recuperare comunque. Devo andare a vedere che fa questo. Ok,
Io ho comprato qua, ma mi sa che la affitterò per un bel po'. All'inizio pagherà Melisse. Ma sa che tra l'altro so che lì incentivano a ripopolare alcuni posti un po' più rurali, un po' più lontani. E praticamente non dico che ti danno loro i soldi, però le proprietà costano molto molto poco in questi posti un po' fuori mano, un po' lontani. Se uno non ha disturbo o comunque può lavorare a casa, magari trovare una soluzione di quel tipo può essere interessante. Avevo visto, mi ha mandato dei link Andrea. È una cosa simpatica questa qua. Oggi non ho fatto niente su Genshin, onorevole. E sento il ciclo ad arrivare, è finita. Li ripopolo io i posti rurali. Cosa è successo intanto qua? Cosa ha combinato Shu? La torta. Prima cosa la torta. マジかよ。Cioè, Chie che dice a Shu che è bello essere nel fiore degli anni, perché lei invece dall'alto dei suoi 16 anni. Io andrò a Tokyo e Melisse fuori mano, da sola, senza sapere niente di niente. Aia. Vado a fare un disinfestatore di calabroni nella periferia di Osaka. So che lì hanno un bel problema gli apicoltori giapponesi, ma va? Onorevole, stamattina riabilitazione, poi la posta. Poi dovevo andare dal creaturo, però si è ammalato. Allora sono rimasta a cazzeggiare in giro, ho litigato con chiunque, sono tornata a casa fiero di me. Fiero di aver annichilito la gente, mi chino, onorevole. Tanti auguri, Shushu. 13 anni. 16 anni la vita ormai è alle spalle, signorina, alla faccia. A 13 anni conobbi Sasha, Gray? Lei, quella Sasha? Sasia? Stato picchiato fortissimo, Shu.
Già, passiamo alla torta, scusami, siamo qui per questo. Siamo venuti fino a qui apposta per la torta e tu non ce ne dai manco un fettino. E certo, no, Shu, ec. Nessuno merita di essere nato, figurati tu, povero Shu. La prima cosa che feci quando arrivò internet a casa, bene. Che cos'ha, Shu? Cosa succede? Perché è stato sospeso? Ha imbrogliato al compito in classe perché era molto sotto pressione e aveva paura di non prendere il massimo dei voti. Ah, perché è convinto che se non fosse il migliore sua mamma non li vorrebbe più bene. Ah, ecco perché ha imbrogliato, perché insomma si sentiva molto sotto pressione e voleva dimostrare che sua mamma era in grado di crescere da sola, lui, no? E voleva essere il migliore anche per questo e aveva addosso le aspettative della madre anche. Prima mi masterizzavo CD con i video da Emule, bei tempi. Hai visto, onorevole, cosa insegnano a Siris? L'unica cosa giusta, onorevole, è ruba budini, imbrogli ai test, barare. Poi dice che mi invento le cose, cittaggio. No, no, non gliel'ho insegnato io, l'ha fatto da solo, Su, ne vada fiero, se prendevo 7 onestamente ero disgustato da me stesso. Poi vuole passare per buona e Dio cattivo, invece. Lotta senza neanche aver aperto il libro, invece, madonna cara, estasi. Grazie, sensei, la prossima volta mi insegni a sparare, giusto? Eccoci qua, signor Papero, eccoci qua, buonasera. Come va? Come la va? Come procede questo Dragon's Dogma? Allora? Com'è? Continua a piacere? Continua ad essere ficcante? Procede a gonfie vele, bene, bene, bene. Sei quasi alla fine, diciamo. Tu ti giri un attimo e il papero finisce i giochi. Così. E invece l'altro? Com'è che si chiama? Demon Turf? Allora. Vediamo la televendita, che cosa c'è oggi. Demon Turf è troppo grosso, nel senso che c'è troppa roba da fare. Gonna Angelica. Inizia a stancare perché c'è troppa roba. Beh, però per quei ben 60 centesimi. Allegria contagiosa. Sono al 50% in 12 ore di gioco, vedi tu, mamma mia. Vabbè, però perché stai facendo il 100% tu? No, stai facendo tutto. Compriamola per Kuma. Ok.
Bisogna sempre fare tutto, me l'ha insegnato lei. È vero, questo è vero. Non si può lasciare indietro la cosa, non si deve lasciare niente al gioco, niente. A costo di spenderci un centinaio d'ore. Vabbè dai, però per te è facile quel gioco lì, no? Più o meno facile. Io quando avevo provato la demo, insomma, mi è piaciuto, perché lo trovo un platform carino, ma è troppo per me. Per me è troppo. Io, in quanto anticristo del platform, non ce la posso fare a giocarlo, mi sa. Sicuramente non è un platform entry level, esatto. Magari potrebbe piacere a Leonida. Però non so, ho il dubbio, perché secondo me l'aspetto grafico a Leonida di questa roba qua non piace molto. Prova a dare un'occhiatina a Leonida. Demon Turf. Non mi ricordo se c'è anche su PlayStation, però forse sì. Dacci un'occhiata. È un po' strano, tra l'altro, perché è 3D, però la personaggio è 2D, un po'. Quella roba lì è un po' tipo Tiny Kin, no? Perché anche Tiny Kin è lui piatto e l'ambiente in 3D. Sì, Demon Turf. Dai un'occhiata, magari ti può interessare. Intanto qui stanotte scende la nebbia e voi sapete cosa dobbiamo fare quando scende la nebbia. Dobbiamo guardare il canale di mezzanotte. Salviamo. Graficamente sì, esatto. Solo che... No, sì, più o meno è così. Stavo pensando se lei era un po' tipo più pixelata, mentre Tiny Kin invece è proprio disegnato. Non è proprio malvagio, eh? Sembra interessante. Ripeto, io l'avevo provato su One, c'era la demo e mi è piaciuto. Però ho dei dubbi che riuscirei a giocarci. Forti dubbi. Ok, non compare nessuno sul canale di mezzanotte. Nanako è salva e siete riusciti a far arrestare il colpevole. Probabilmente non hai più motivo di guardare il canale di mezzanotte. Sarà vero? Sarà falso? La città è coperta dalla nebbia. E qui non abbiamo visto quella figura che si è vista più e più volte in queste inquadrature, no? Con la nebbia. Non c'era nessuno. E qua sta succedendo qualcosa di strano, perché la nebbia di ieri è ancora presente stamattina. Oh, kita. Kore mite mi. Namatame no koto notteru no. C'è Namatame sul giornale della mattina. Dagli orticolli, esatto, c'è la nebbia, Mantesso. E la nebbia è rimasta anche il giorno dopo. Come quitta? Non quitti, che adesso arriva il bello. Namatame ha ripreso conoscenza. Taro Namatame, presunto autore degli omicidi, ora piantonato all'ospedale locale, ha ripreso i sensi all'alba. Rispondendo alle domande della polizia, si è detto dispiaciuto e spaventato per ciò che ha fatto. La polizia conta di poter chiudere l'intero caso grazie alla deposizione del sospettato. ついに終わったんだな。うん、本当。本当にようやくだよね。なんか今朝やけに霧が濃くない？それに Ciao Melis, buonasera, come stai? Dispiaciuto, Leonida. Queste le parole. Ora, chimitoci. Ciao, Deo Kata. Sì, sa che, bioin, cara, renda con la tre. Chiogara, nana, cocciano, menca e ok. Così, io con attenda.
よかった。あれ、その新聞。そっか、そっちはもう知ってるんだ。Allora, intanto è arrivato Adachi che ci ha detto buone notizie, ci ha dato buone notizie, cioè dall'ospedale hanno detto che possiamo andare a far visita a Nanako. E cosa faremo? La figlia prodiga che mi lascia l'onorevole litigare con i comuni mortali, ecco. Lui era convinto di salvarle, sì, da questo che casualmente spunta pure qua. これは犯人捕まったからね。まだちょっと錯乱してるみたいなんだけど、少しずつ話を聞いてるところだよ。これはまだ内緒なんだけど、君たちにならいいかな。見つかった日記には山のアナや小西さんについての記述もあってね。どうも生ためのやつ、小西さんに言い寄ってたっぽいんだな。あの野郎。それじゃあ僕はこれから病院行くから、堂島さんもなんとか動けるようになったし、事件のことでいろいろ話さなきゃ。 Ok, quindi stanno lentamente ricostruendo ciò che è successo con Namatame, che al momento è ancora un po' mentalmente instabile. Dojima si sta riprendendo e possiamo andare a fare visita a Nanako. Questo è quanto. Sto bene, io mi disse, sto bene, tranne che ho un sonno incredibile, però sto bene. Hanamura...マリ、大丈夫だ。生ための野郎はもう捕まえたんだ。これ以上は手も出せないだろう。それより放課後みんなで七子ちゃんのお見舞い行こうぜ。もち、学校行ったらみんなにも報告しなきゃね。まあ、per caso ちえは detto もち、abbreviando もちろん、che è tipo ovviamente?Se adesso dice non dite a Doji ma che mi avete visto, come nella parte 5, deve intortare Doji ma prima che possa farsi una sua idea sul caso. Bene, Nanako si è ripresa, adesso possiamo andarla a trovare, possiamo scoprire come sta Melis. Ufficialmente non sappiamo nulla, ci ha solo detto Adachi che adesso possiamo andare all'ospedale. È deceduta tra atroci sofferenze. No.Sì, signorina, da non confondere con il dolce, esatto. Che buoni mochi, mamma mia. Ci sono gli esami settimana prossima, eh? Eccoci qua. Nanako, miro. Minna omae no mimai ni kite kureta zo. Onii-chan. Ha visto onorevole? Che cosa? Che cosa? Ci sono gli esami? Noi qua siamo a marzo e già ci stracciano i maroni. Ci sono gli esami la settimana prossima. È colpa vostra.堂島さん、もう今日だけで何度目ですか。娘さん心配なのは分かりますけど、あなただってまだ絶対安静なんですよ。すまん。あの、そんなにひどいんですか。まあ、傷口が塞がったばかりだからな。骨もかなりいってるそうだ。すいません、すぐ僕が押して病室戻りますから。なんでお前が頭下げてんだ。もうすぐ検診ですから、それまでには戻ってくださいよ。お兄ちゃん。平
povera. Colpa nostra fosse per me, se proprio in base si userebbe per farci coriandoli, sì. Ma coriandoli al polonio impoverito sicuro, la sfargerà durante le feste di compleanno di ogni alunno. Povera cosa che sta meglio di noi, ma dove, dove? Il dottore spiega la situazione di Nanako, attenzione. Allora, per ora le sue condizioni sono stabili. Tuttavia, come medico non avrei mai pensato di dirlo, ma non riusciamo a capire la causa dei sintomi di Nanako-chan. Per questo non possiamo fare altro che alleviare il suo dolore. Dojima ovviamente chiede se è in pericolo di vita, non è, cioè dice non è in pericolo di vita, no? E il medico risponde che ha ripreso conoscenza, ma non possiamo abbassare la guardia. Quindi la tengono sotto stretta osservazione. Adachi, Namatame no ken wa dou natteru? Ichiki ga modotta tte ittemo, mada roku ni hanaseru jōtai ja nai desu kara ne. 1日にできる聴取の時間も限られてますし、以前回復待ちってとこです。Sul fronte di Namatame non ci sono particolari novità invece. Souka. Ore mo 1日 mo hayaku shimoto ni modoranai to na. Sono koro ni wa Nanako mo tainin dekiteru to ii ga. Ah, demo Nanako-chan wa koko no hou ga shizuka ni yasumeru to omoimasu yo. Soto wa kiri ga sugoi shi. なんだか変な噂も広まってるし、この町の霧、どうも発生の原因が不明らしいですからね。確かに霧のせいで体調が悪いと駆け込んで来られる方増えてますね。 Fratellone, mi hai fregato i budini. Non è andata così. Che poi dobbiamo fare riunioni extra per verificare le idoneità. Poi quest'anno le hanno messe come condizioni per la missione all'esame, addirittura? E meno male che sono due terze, volevano pure aggiungermi una sezione quest'anno. Ah, non sono diventata almantesso. Mamma mia, ma addirittura come ammissione? Ma, vabbè. Sonna cosa, 普通 ありえない in desu ga. 絶対に影響がないとは言い切れないとしか. Intanto il dottore ci rivela che si stanno presentando sempre più persone che si lamentano di avere qualcosa a causa della nebbia e noi le abbiamo chiesto, scusi, non sono solo voci? E lui risponde che non ha certezza assoluta che effettivamente questa nebbia non causi problemi, non lo sanno che effetti abbia sul corpo umano. È che due maroni, sì, una volta bastava il tuo rendimento dell'anno, insomma, per farti passare o meno, per farti ammettere o meno agli esami. Adesso anche la prova invalsi devono fare questi, vabbè. Quindi potrebbe avere risvolti psicosomatici, l'ansia nei confronti della nebbia potrebbe creare problemi di salute, quindi sarebbe una cosa a livello, diciamo, psicologico più che fisico. キリ自体の成分といった話は専門から外れるので憶測ですが、それよりもこの霧のせいで医療関係の車の便に影響が出ていることの方が問題で、霧のせいで体調不良だ。バカバカしい。それこそ 霞を食うような話だ。本当変な天気よね。こんなに続くなんてね。こんなの 今までなかったわよね。何なのかしら、気味悪いわよね。何でも知り合いの子がね、霧で気分悪くなって倒れたらしいのよ。
Intanto, come vediamo, le voci in città su questa nebbia si rincorrono praticamente. Che poi tra lezioni normali dopo scuola, adesso pure queste riunioni extra, non si finisce più. Arrivo a casa, c'è il mantesso, sono sfinita, immagino. Mamma mia, veramente. Perché uno non ci pensa e dice, vabbè, l'insegnante, che bello, no? Lavori lì, poi finisci alla 1:30, alle 2, sì, certo, e tutto il resto. I compiti da correggere, le riunioni, gli incontri con i genitori, e tutte le balle che ci sono intorno. Uno non le vede, non le conta. Fai 3 mesi di vacanza, sì certo, come no? Anche quelli, credici, del 2013. Si stanno ammalando tutti. Come ha detto il dottore, non sa se effettivamente la nebbia causa qualcosa di fisico, però sicuramente causa delle robe psicosomatiche. Insomma, la gente va in ansia e si sente male anche per questa cosa qua. Grazie, Io finirei al posto suo. Secondo me è già offeso, nel dubbio. Ora, kodomo tte binkan ja nai. Watashi ga kiita no wa ne, ojii-san ga kiri no naka o unten shite tara jiko okoshichatta desu tte. Si sta creando, insomma, una situazione di ansia collettiva, no? Perché le voci si rincorrono, c'è questa nebbia e la gente si spaventa, no? E fa girare queste voci sempre di più. Sore tte okashiku natchatte? Mujiko muihan datta rashii kara okashii wa yo ne. Kowai wa. Karada ni yugai tte iu senmonka mo iru desu tte. Honto kashira ne. Yappari hora, chikyu ondanka no eikyou nano kashira ne. Kono machi mo mukashi to zuibun kawatchatta janai? Seiji de nantoka shite moraanaito ne. Sou yo ne. 税金払ってるんだから国が何とかしてくれないと困るわよね. La nebbia è opera di Melissa, sicuro, no, povera. これは毒ガスだ! ウイルスの霧だ! この霧を吸うな! 死ぬぞ! Panico totale questo qua invece. 最近ああいうのたまに見かけるわよね. Ikura nan demo doku gasu nante. Masaka ne. Esatto, poi arriva a casa, prepara le lezioni, corregge i compiti. Meno male che il mantesso fa anche il casalingo e ti aiuta. Ti va bene così? Sì. Non sembra, ma c'è un sacco di roba da fare. Soprattutto anche preparare le lezioni, perché non è che vai in classe e le cose si spiegano da sole. Anche preparare, alla fine studi anche tu, come loro, come i ragazzi, i ragazzini. Studi, se no cosa li insegni? Ti devi preparare sempre. L'ha presa bene lui, stoico, esatto, con la maschera antigas. È ancora in punizione onorevole, ha aggiunto 64 anni. Ormai a quanto ammontano gli anni, scusi, Bene, onorevole, bene. Le ricordo la canzone Teorema di Tammaro. È come il Corano per me. Cos'è sta canzone? Ho paura, non voglio risposta. Ho paura della risposta, quindi cancella la domanda. Ora, Oksan, dove stanno? Yada, nanda ka chotto kibun ga. Sono una tonnellata di anni, signorina, ormai. Se vuole l'inco, ho paura. Ho molta paura. Mi viene voglia di dire di no, perché ho molta paura di scoprire la verità. Masaka, yada wa. Sou da, kaimono ikanai to, sore ja. Ma come corre? Kotto ni hima da ne. Ho un bel po' di link da linkare. Cose molto brutte, nefandezze. Ho paura. Poi devo essere sicura. Come quando facevo l'università. Se no faccio scena muta, Salviamo, dai. Ci possiamo fermare qui. Nanako l'abbiamo vista per il momento. Abbiamo saputo qualche cosina in più. Stiamo vedendo che cosa sta succedendo in città. E domani vediamo.
domani vediamo. Da domani possiamo andare a trovare Nanako. E lo faremo. Sì, ci fermiamo qua, direi. È un buon momento. Nel bel mezzo della nebbia. Sì. E domani, Mantesso. Domani. Per forza. Domani, giovedì. È già Giove? È già Giove. E niente, va bene, dai. Allora, vi ringrazio tutti quanti per la compagnia. Sì, Mantesso. Vi auguro buona serata, buona cena. Fate i bravi. Ci vediamo domani sempre alle 5, comunque. E non può quittare, Mantesso, che fa? Mi lascia, domani andiamo a trovare Nana, con lei non viene? Che fa? Stiamo scherziamo, con la sua figlioccia si comporta così? Io non credo. Comunque, adieu, mes amis. Adieu. Non fate come il Mantesso, non quittate. Adieu.